Qui da Novi Ligure abbiamo voluto insediare il tavolo di crisi permanente, istituzioni con regione in testa, sindacati, tutti insieme per non lasciare soli 3.000 lavoratori piemontesi che rischiano il loro futuro a causa della crisi dell'Ilva. Insieme al governo nazionale la regione farà la sua parte, perché una grande Italia non può non avere una grande industria dell'acciaio se vuole continuare a essere leader nel settore manufatturiero nel mondo. La regione è pronta a fare la sua parte, ovviamente a supporto dei lavoratori, ma anche quelle che possono essere strategie di rilancio dell'Ilva stesso. Non dimentichiamo mai che siamo il retroporto di Genova, ma che anche abbiamo delle realtà su questo territorio che possono essere di supporto a quella che sarà la strategia individuata a livello nazionale. Riteniamo che sia un passaggio fondamentale e su questo vogliamo lavorare. Da una parte dare garanzie di sicurezza ai lavoratori, dare garanzie di ammortizzatore ai lavoratori, ma questi devono essere finalizzati al tempo necessario appunto a lavorare allo sviluppo e al rilancio di tutta Ilva. E quando si dice tutta Ilva, evidentemente il territorio piemontese è in prima linea, pronto a fare la sua parte con tutte le misure che potremo mettere a disposizione.